Oggi tocca a Johnson & Johnson, l'azienda farmaceutica statunitense ha sospeso le sperimentazioni sul vaccino contro il Covid-19 dopo che un partecipante ha sviluppato una reazione cosiddetta avversa. Johnson & Johnson si è limitata a precisare semplicemente che non si sa ancora se il soggetto ammalatosi abbia testato il vaccino o un placebo. Le verifiche intanto sono in corso, il settore medico dell'azienda però precisa che gli eventi avversi gravi non sono rari negli studi clinici e la loro frequenza è direttamente proporzionale al progresso nello studio. Un mese fa il precedente del gigante AstraZeneca, che aveva interrotto la sperimentazione in seguito alla patologia inspiegabile sviluppata da un cittadino britannico. I test oggi sono ripresi in Giappone, ma non negli Stati Uniti.